Tre libri da leggere quest'estate, letture capaci di ricaricare le batterie e dare ispirazione. Malgrado durante i video per KPMG parli normalmente di difesa personale, Krav Maga e discipline correlate, i tre libri che voglio consigliarti hanno a che vedere con l'argomento solo in maniera tangenziale. Anzitutto, non si tratta di saggi o manuali, ma in tutti e tre i casi di opere di fiction. Due romanzi e una raccolta di racconti, per la precisione. Li ho selezionati sulla base del mio gusto personale e in virtù del non trascurabile pregio di essere sopravvissuti all'epurazione dei libri che ho fatto circa 2 anni fa. Le mie librerie stavano veramente straripando e dovevo agire tempestivamente prima di dover assistere al loro crollo sotto il peso dei libri che avevo messo anche su tre file una dietro l'altra. Una decisione sofferta, ma necessaria. In questa mini rassegna da ferie estive ti do una breve cornice di come sono arrivato a questi libri. Inizio con forse una delle raccolte, i racconti più belle che ricordi. È inutile dire che per queste micro recensioni non ricevo nulla in forma né diretta né indiretta, anche se mi piacerebbe tanto. Mi piacerebbe tanto che qualcuno mi pagasse per leggere e recensire. Primo libro, eccolo qua, Lo sfidante di Tool. Almeno immagino si pronunci Tool. Io ho praticato box con passione ed dedizione. L'ho praticata iniziando in una palestra che era ricavata in uno spazio di un'officina meccanica. I miei primi ricordi del pugilato vivono di spazi stretti, odore di guantoni e attrezzature di recupero. Tuttora la box costituisce l'ossatura di quello che pratico ed è una chiave indispensabile per leggere i concetti di tempo, modo e misura che accomunano la scherma. Quella, diciamo, fatta con le armi alla scherma di braccia. In questa serie di racconti ho vissuto e rivissuto, anche se la mia esperienza è minima rispetto a quella di un agonista, quelle atmosfere di dedizione, sofferenza, desiderio di rivalsa, che sono comuni nell'ambiente pugilistico, anche ovviamente di altre discipline di combattimento, ma questa ovviamente è la mia esperienza. La boxe è una disciplina onesta, ma molto diretta. Se non sei capace di praticarla, non è tenera coi feedback, ecco. Ma allo stesso tempo, se non fai lo smargiasso e sai cercare i tuoi compagni di avventura in modo accorto, ti regala un ambiente che umanamente dà veramente tanto. Inclusa una pratica che dal punto di vista fisico è davvero più che soddisfacente. Anche per chi non diventerà mai un campione, come il sottoscritto, sicuramente. Se vuoi leggere e vivere o rivivere questo ambiente decisamente, mi sento di consigliarti questo libro. Credo che nessuno meglio dell'autore stesso possa descrivere questa raccolta, per cui cito a braccio: la box è la magia degli uomini nell'atto di combattere, la magia della volontà, della capacità e del dolore e di rischiare il tutto per tutto. Così che uno possa rispettare se stesso per il resto della sua esistenza. Il secondo libro è un libro di Reverte, il maestro di scherma. Eccolo qua. La scherma è il combattimento a due elevato a scienza. La scherma è il pensare in termini schermistici, può essere una vera e propria filosofia di vita, a seconda di come la si vede. Questo romanzo, che è scritto magistralmente, veramente bello, bello, piacevole da leggere, è per certi versi anche un testo che induce a riflettere. Inoltre, se si ha un minimo di lessico schermistico, io personalmente vi ho potuto leggere i migliori combattimenti mai descritti. È vero anche che normalmente quando si legge un romanzo in cui ci sono combattimenti di scherma, di norma l'autore non è che si impegna molto, spesso non ha nessun consulente e ci sono delle descrizioni, beh, diciamo forse spettacolari, ma che per chi ha praticato, insomma, non sono granché. Cito anche qua una parte del libro, pagina 54, edizione Tropea, brossura. Vado. La stoccata perfetta non esiste.
soleva dire il maestro dei maestri quando qualcuno sollevava la questione. O meglio, ce ne sono tante. Ogni colpo che raggiunge il suo scopo è perfetto, ma con la mossa opportuna lo si potrebbe parare. Quindi un assalto fra spadaccini esperti, in teoria, dovrebbe durare in eterno. Ma il destino, che spesso si serve dell'imprevisto per raggiungere i suoi scopi, pone fine alla lotta, inducendo in errore uno degli avversari. Perciò il segreto è questo: occorre concentrarsi e tenere a bada il destino, anche solo il tempo necessario perché l'errore lo commetta l'altro. Tutto il resto è illusione. E veniamo all'ultimo libro. La perfezione di Montanari. Eccolo qua. Questo è un romanzo decisamente fuori dalle righe. Non ci sono eroi, non ci sono svolte, trame particolarmente complicate, vittorie, scoperte o risoluzioni personali, particolari rivoluzioni all'interno della storia. Nonostante questo, La perfezione è un romanzo molto profondo, espresso attraverso una storia semplice, quasi banale, forse per questo che merita davvero un titolo del genere. Non voglio dirti altro, se non che la storia inizia con il protagonista che fa 100 piegamenti e correlata la descrizione del suo percorso mentale mentre li fa. Per me, da solo, quella parte, quell'inizio, vale il costo del libro. Di tutti e tre i romanzi, questo è quello che rileggerei per primo.